Amici sportivi, buonasera e benvenuti ad A Tutto Campo. Il Pescara perde con il Cesena, un po' di polemiche, Oddo che dice fallito il salto di qualità, quindi fa in un certo senso autocritica, un Pescara da cui ci si aspetta sicuramente di più. Ne parleremo questa sera, come sempre, con Walter Nerone e Luigi Sera. Mascia. Buonasera e con Buonasera. gli altri ospiti che andremo a presentarvi. Walter, allora, Pescara che effettivamente ha mancato il salto di qualità perché è vero che giocava contro una squadra, una signora squadra come il Cesena, però ci si aspettava qualcosa di più. Stasera faccio un po' l'antipatico. Pescara non è che ha mancato il salto di qualità, è che qualcuno ha presunto di averlo già fatto e anche molto troppo in alto, per cui quando si stacca i piedi per terra ci si fa male normalmente, perché inevitabilmente si ricade. Io ho sentito Oddo, condivido una parte importante delle sue analisi, perché ovviamente sono le analisi dall'interno, però dall'esterno alcune cose sono inaccettabili. Pescara fino adesso aveva una caratteristica: più era importante l'avversario, più sapeva essere umile e meglio si esprimeva. A Cesena abbiamo visto il contrario ed è stata la fine di un percorso che possiamo far iniziare da Novara. Peccatucci di presunzione, nervosismo ingiustificato, leggi Memusciai, lo stesso Torreira. Peccatucci di presunzione che diventano peccatoni. Il risultato è che secondo me è una squadra che ha cominciato a presumere molto troppo da sé e che inevitabilmente, che poi non ci possiamo nascondere sul discorso della gioventù, dopo averla osannata la gioventù. Certo, la gioventù ti fa pagare un certo pedaggio in alcune situazioni, però E Pescara non c'è stato proprio quasi in campo con il Cesena, no, non questo è il c'è stato problema. perché probabilmente è entrato in campo e qualcuno pensava: adesso spieghiamo a sti romagnoli come si gioca a calcio. Sono entrati e dopo 5 minuti non riuscivano a capire dove si dovevano mettere per vedere la palla da vicino, perché letteralmente gli sono saltati addosso. Hanno avuto un paio di guizzi che facevano pensare alla reazione e in realtà era solo presunzione. Perché come giustamente, ecco, adesso per tornare a una frase molto cara a Oddo, con l'individualità, con i numeri, con le capacità individuali ci puoi anche vincere una partita. Il campionato lo vinci col gruppo. Sto Pescara con 5 sconfitte, 18-16 gol presi in 14 partite, ha un cammino che porta dritti, dritti, dritti al nono posto. Negli ultimi 5 anni nessuna squadra che ha perso 15 partite ha fatto i playoff. Il top sono stati 13, ma le hanno fatte squadre, diciamo, atipiche. Quella di Galeone, quella di Zeman, quella del Frosinone dell'anno scorso. Cioè squadre che pareggiavano Squadre pochissimo e vincevano. che O vincevano vincevano o o perdevano. perdevano, che dovevano 4-5 pareggi. Bene, allora Luigi, invece con te vorrei trattare brevemente, poi ne parleremo dopo, un altro argomento. In campo ci sono stati Torreira, Valoti e Cocco, questi in un secondo momento, ma tutte e tre hanno dimostrato forse di non essere quelli che ci si aspettava. Cocco lo sapevamo, ma Se si considera che Torreira è già un giocatore della Sampdoria e quindi di fatto è un giocatore di Serie A, se si considera che Valoti è una promessa del calcio italiano e che Cocco era il capocannoniere era una lo scorso certezza. anno della Serie B, uno vedendola da fuori potrebbe dire non si possono regalare tre fenomeni del genere all'avversario. In realtà stiamo parlando di tre giocatori che in queste 15 partite hanno giocato molto poco. Cocco ha giocato all'inizio, poi di fatto non è stato più il titolare di questa squadra, nonostante tanta determinazione e tanta tenacia da parte di Oddo nel voler comunque e giustamente recuperare anche dal punto di vista psicologico questo giocatore. Io che ero lì a Cesena, davo per scontato che ci fosse la sostituzione anche prima,
con l'ingresso di Cocco, ma davo per scontata questa sostituzione non soltanto perché Cocco deve vivere di rendita del fatto che lo scorso anno era il capocannoniere e quindi quando lo metti in campo costituisce comunque un pericolo e un'insidia per gli avversari, ma perché ritenevo che con quella partita, così come si era messa, soprattutto con l'assoluta superiorità fisica, prima ancora che tecnica e tattica del Cesena, muscoli e centimetri in più in attacco potessero dare la possibilità di avere anche qualche schema diverso rispetto a quelli che comunque ci piacciono tanto del Pescara. Ci piacciono tanto quando trovi una squadra che comunque ti consente di metterli in campo. E allora ha avuto sempre ragione Walter in questi mesi quando ha sottolineato un aspetto non ininfluente, cioè quello che questo Pescara gioca bene quando trovi squadre che comunque in qualche modo ti consentono di fare il tuo gioco, ma non ha grandi alternative di gioco. Quando lui dice non abbiamo giocatori che comunque possono aprire le squadre avversarie, che giocano più sulle fasce, soprattutto quando purtroppo, come è capitato a Cesena, i due nostri esterni difensori, Zampano e Crescenzi, devono rimanere bloccati o perché c'è il pressing o perché gli avversari sono forti, ecco che le alternative di gioco non ci sono. E questa è un po' la chiave con cui si spiega questa sconfitta, meritatissima, con un Cesena che dal mio punto di vista ha fatto la partita dell'anno, perché va anche detto che probabilmente il Cesena ha disputato la migliore partita di questo campionato, per intensità, per impegno, per tutta una serie di fattori che sembrava che rendevano questa squadra una squadra fenomenale rispetto ad una squadra come la nostra, che invece ci aveva abituato a ben altro e che in quella serata sembrava assolutamente inferiore da ogni punto di vista rispetto al Cesena. Gli altri ospiti della trasmissione, Mimmo Logozzo. Buonasera, buonasera Mimmo, Luigi. Bentornato. Buonasera, sono stato buonasera. In Calabria, vero? Buonasera. Reduce sì, dai fasti sì. Calabresi. E lui sta sempre al caldo praticamente. Sì, 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 infatti. Belle giornate, belle giornate in Calabria e belle giornate pure qui. Sì, se c'era maltempo non tornavi, lo sappiamo. Allora, questo Pescara che va a sprazzi, momenti buoni e momenti meno buoni, partite belle, partite meno belle. Che ne pensi? Dalla tua esperienza di giornalista ormai. Grazie. Walter e Luigi hanno detto due verità. Walter dice questa squadra è scesa in campo con la presunzione, adesso vi insegniamo noi come si gioca. Luigi ha detto un grande Cesena, la partita dell'anno. È vero. Io dico una cosa. Secondo me questa squadra manca in campo l'uomo guida. Tanto, visto che tu mi parli del passato, tanto per fare qualche esempio, manca un Gasperini o un Leo Junior, che in campo dica, ragazzi, guarda qui stiamo sbagliando, guarda qui ci troviamo di fronte una signora squadra. Anche un Cascione, se vogliamo, parlando, sì, di... parlando più... Tempi più recenti. Più recenti, no, siccome... Pierluigi sì, mi parlava del lontano passato. Bene, io dico che Oddo ha fatto bene a fare autocritica e dobbiamo dare atto a Oddo che è un allenatore serio e sincero. Questa squadra, ecco, ad esempio, contro il Crotone, nessuno se l'aspettava quell'exploit. E questi alti e bassi, giusto come dici tu, ci debbono far riflettere, ma debbono far riflettere l'allenatore. Serve più autorevolezza e serve maggiore concentrazione da parte dei giocatori messi in campo. Io continuo ad avere fiducia in questo Pescara. Giustamente Walter ha fatto dei numeri, delle cifre, che sono molto importanti, perché con i numeri che si va avanti. E questo... tutti ne debbono tenere conto. Io direi pure, ecco, ho visto che Oddo ha parlato di calciomercato, ha detto per favore stiamo fermi, non parliamo di mercato, questa squadra, non decidiamo questo gruppo. Sono d'accordo con lui. Ci vuole la massima concentrazione e molta attenzione. Grazie.
Vincenzo Cilli. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Vincenzo. Benvenuto, è la prima volta con noi, opinionista. Quindi... È un piacere essere qui con voi. Allora, è possibile che qualche scaramuccia a livello societario disturbi la squadra in questo periodo? Ma su questo argomento credo che ci sia una doppia interpretazione. Da, sotto certi aspetti, probabilmente una diatriba societaria come quella che stiamo vivendo nell'ultimo periodo potrebbe sulla carta distrarre l'ambiente. Ma qui a Pescara, se non erro, vedo che Walter sorride, abbiamo esperienze purtroppo fondate. Io mi ricordo il Pescara di Lerda che viveva una situazione ben più peggiore di quella attuale, eppure lui riuscì a tirare avanti, insomma, a costruire una squadra che fece anche un signor campionato. Quindi insomma, Pescara purtroppo, nostro malgrado, è abituata a situazioni ben più peggiori di queste. Insomma, io da romantico del calcio quali sono, auspico che Sebastiani e Iannascoli possano trovare una strada, un accordo, un punto in comune, visto che entrambi li conosco, ho il piacere di conoscerli personalmente, amano profondamente Pescara e la Pescara Calcio. Me lo auguro da tifoso pescarese. Comunque in questo momento, secondo me, non credo che più di tanto la squadra possa risentire di questa situazione. I risultati altalenanti non credo che dipendano da questo, ma dipendono dal fatto fondamentalmente che viviamo, è una squadra, sì, fatta di talenti, ma sono giovani. Così come è giovane, seppur molto preparato, il nostro allenatore. E i giovani, si sa, hanno momenti di iper allegria, di iper motivazione, a momenti, non voglio dire di sconforto perché sarebbe esagerato parlare di sconforto nel mondo del calcio, però certo vedere una partita come venerdì sera, insomma, dove avremmo meritato un punteggio ben più sonoro se non fosse stato San Aresti che ha salvato la partita in più riprese. Grazie. Sigla. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho visto mai. A tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà. Chissà che faccia che farai, quando la vedi alla televisione rimarrai senza parole, e clicca se seguici. Scelta. Bene, torniamo in diretta quando sono le 21:14. Allora vediamo cosa è successo nella scorsa giornata di campionato, che si è conclusa con l'ultima partita, quella dell'Ascoli. Allora, questi i risultati: Crotone batte Spezia 1-0, Cesena batte Pescara 1-0, a Salerno Provercelli batte Salernitana 2-1. Ad Avellino, Perugia batte Avellino 2-1, Brescia batte Cagliari 4-0, Como Bari 1-1, Lanciano batte Latina 2-1, a Livorno Novara batte Livorno 1-0, a Modena Entella batte Modena 1-0, Ternana batte Vicenza 2-0, Ascoli, Trapani, questo è l'ultimo, il posticipo che si è giocato, 0-0. Questa è la classifica. Il Cagliari guida con 32 punti, Crotone 31, Bari 29, poi c'è il Cesena 27, il Novara che ha scavalcato il Pescara 25, Pescara 24, poi subito dopo il Brescia 23, Entella, Livorno e Perugia 21, Provercelli e Trapani 20, abbiamo poi il Vicenza a 19, Latina e Spezia 17, Avellino, Ternana 16, Modena e Salernitana 15, poi chiudono l'Ascoli con 14 insieme al Lanciano e il Como a 9 punti.
Quindi questa è la classifica. Tra l'altro oggi ci sono state due partite della Team Cup. La Spezia, proprio che ci interessa, ha superato la Salernitana per 2-0 e quindi giocherà nel prossimo turno con la Roma. Il Torino ha battuto il Cesena per 4-1 e poi c'è Milan-Crotone che si sta giocando in questo momento. La partita 0-0. È iniziata alle 21 e mi dice Walter Nerone 0-0 il risultato. Ricordiamo una cosa importante che non si vedeva da molto tempo: 5.000 tifosi del Crotone per una partita di Team Cup a Milano, e questo sicuramente fa parte. Beh, la Calabria, San Siro e San Siro, beh, la Calabria ha questa tradizione. Voi penso vi ricordate quando c'è stato lo spareggio qui alla Regina, sì. Corso Vittorio Emanuele a Pescara era, sembrava Corso Garibaldi di Reggio Calabria, tutti che parlavano in dialetto reggino. Io camminando a un certo punto ho detto: ma dove sono? A Reggio Calabria. C'è questa passione, c'è questa attenzione. Il Crotone adesso è la squadra leader della Calabria. In Calabria non c'è più niente, sì. Non c'è più la Regina, non c'è Cosenza. Più il Cosenza, non c'è più il Catanzaro. E adesso è tutto sul Crotone, che nessuno se l'aspettava, nessuno. Quindi che poi è anche squadra simpatia, perché sì. Gioca, diverte, o comunque diciamo, le partite del Crotone raramente annoiano, poi magari divertire o meno dipende da molti fattori. E si fa seguire, crea trascina. Sì, è una squadra che viene qui, che viene a Pescara e perde 4-1, poi ottiene risultati. Gira pagina e sì, pensa alla prossima e non ripetere. E non ripete. Ecco, lasciamo un attimo il Crotone e andiamo in collegamento con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera Daniele. Ciao, buonasera a te. Buonasera. Senti, sui giornali di oggi si è parlato molto di questo incontro-scontro, chiamiamolo così, con Danilo Iannascoli, di questa questione societaria. È vero che tu hai detto il tempo è scaduto a Iannascoli o ci sono ancora possibilità per uno o l'altro per acquistare le quote dell'altra parte? Parliamo. Perché io non mi sono mai scontrato con nessuno, non mi scontrerà con nessuno, quindi c'è una società, no, ma a livello sono delle quote stabilite e ognuno ha le sue e quindi ognuno va per la strada sua, ci mancherebbe. Siamo tutte e due persone, abbiamo fatto tanto per il Pescara e quindi siccome il bene comune è il Pescara, io sicuramente non discuto con nessuno, non devo discutere con nessuno. Ma quindi questo tempo è scaduto, c'è ancora possibilità comunque di trovare? Ma non c'è tempo di fare nulla, io ho dato le mie condizioni una data, questa data è passata, quindi siamo a posto così. Quindi andate, Daniele, sono Walter Nerone. Quindi andate avanti secondo i programmi a questo punto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Mica si può fermare una società di calcio perché ci sono divergenze. Ci sono divergenze, si andrà avanti in una direzione e poi il tempo dirà abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male, ma è importante che si faccia il bene del Pescara, questo conta poco e interessa poco e a nessuno. Beh, se le cose vanno bene direi che non interessa proprio a nessuno, qualcuno si scorda pure il nome del presidente. Siccome adesso se non c'è la bega societaria c'è il mercato, ovvio che l'attenzione a questo punto si sposta sul mercato, cioè ci si aspetta qualche puntello importante al di là delle frasi di Oddo di oggi che giustamente dice pensiamo alle al campionato. Oddo ha detto anche che non chiede nulla alla società sulla squadra, perché mancano 6 giornate alla fine del girone d'andata. In queste 6 giornate può capitare di tutto, perché può capitare di vincerle tutte, stiamo parlando di una squadra mega galattica, può capitare di perderle tutte, stiamo parlando di una squadra che ha problemi, o può capitare di fare un buon finale di campionato e magari ci sarà qualcosa di cui parlare. Quindi adesso noi abbiamo una squadra molto competitiva che sta facendo molto bene e quindi siamo contenti di quello che abbiamo. Non dobbiamo pensare a quelli che dovranno venire o se dobbiamo fare qualcosa, perché più volte negli anni passati abbiamo fatto l'errore di stare a guardare quello che non abbiamo e non valutare quello che abbiamo. Quindi noi abbiamo una buona squadra e ce la teniamo stretta, perché tutti i ragazzi stanno facendo il massimo, guidati da un allenatore e da uno staff di tutto rispetto. Quindi col tempo, finiamo queste 6 partite e poi decideremo
se e come si dovrà intervenire. Daniele, qual è il vero Pescara? Quello che ha giocato con il Cesena o quello che in passato, per esempio con il Crotone, insomma, ha giocato un'ottima partita, insomma, perché questa discontinuità, secondo te? Il vero Pescara è quello che ha fatto 24 punti in queste prime partite e quindi quello che ha fatto bene. È chiaro che però se noi dobbiamo valutare il Pescara dalla partita di Novara o la partita di Cesena, che sono le uniche due partite che sostanzialmente abbiamo giocato male in tutto questo girone d'andata, se guardiamo solo l'aspetto negativo è chiaro che ci dobbiamo porre degli interrogativi, però noi dobbiamo guardare tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, dobbiamo guardare giustamente, come dicevi tu, una bellissima vittoria col Crotone, una bella vittoria col Cagliari, vittorie con l'Avellino, con le altre, e quindi sono tutte situazioni che ci possono stare in un campionato. Noi abbiamo visto sabato scorso le sconfitte del Vicenza, che penso che nessuno avrebbe pronosticato, la sconfitta del Cagliari a Brescia, al di là del brutto infortunio al capitano, ma comunque ha preso 4 sberle a Brescia, che non sono poche. E quindi ci può stare ma lo stesso Bari che pareggia a Como, quindi voglio dire, ci può stare, questo è un campionato livellato in alto per tutti, quindi si può vincere, si può perdere anche con l'ultima della classe, quindi noi dobbiamo continuare ad essere concentrati in ogni partita. Se abbassi un po' la guardia, il campionato di Serie B non ti perdono. Quindi sarà importante mantenere concentrazione, impegno, grande attenzione, e secondo me questo Pescara può far bene da qui alla fine del girone d'andata. Dopodiché ci sediamo col mister, con i direttori per capire se ci sarà qualcosa da fare per migliorarci, ma io penso che le squadre che sono lì davanti, compreso il Pescara, per migliorarsi fanno fatica, perché non è che ci sono tutti questi scienziati, e quelli che ce li hanno se li tengono, quindi andare a migliorarsi a gennaio è sempre un mercato di riparazione, e come mercato di riparazione sulla piazza poi ci sono giocatori che evidentemente o altri tolgono, e se li tolgono vuol dire che tanto bene non hanno fatto, oppure magari hanno delle caratteristiche diverse che tu cerchi di adattare alla tua squadra, però insomma voglio dire, noi pensiamo di aver fatto una squadra competitiva già dall'inizio, la squadra sta facendo quello che gli era stato chiesto e quindi non abbiamo questo assillo, sempre però con il fatto che siamo vigili sul mercato, per cui se dovesse servire qualcosa ci faremo trovare proprio. Luigi Mascia poi interverranno anche. Ciao Presidente, grazie per la tua disponibilità, personalmente ritengo che il matrimonio con Danilo continui, perché è un po' come nei tempi moderni, oggi le coppie non possono più separarsi e quindi magari continuano a vivere insieme perché la necessità impone questo, e io mi auguro che poi col tempo si possano anche trovare certi equilibri. Ma quello che ti volevo chiedere invece è questo ragionamento intorno allo stadio e la sovrintendenza, se dovesse sfumare per motivi burocratici, amministrativi, come sembra il progetto stadio, questo ridimensiona un po' anche alcune ambizioni, alcuni obiettivi da cogliere, questo provoca in te una grande delusione, oppure in qualche modo ti potevi anche aspettare che ci potesse essere questo stop e quindi comunque da ottimo imprenditore quale sei vai avanti lo stesso senza grandi problemi? Ma io quando metto sempre al centro dell'attenzione il bene della società, lo faccio per quello che hai appena detto tu, perché se uno dovesse gestire il calcio pensando di prendere un giocatore che ti fa la differenza, o pensando di fare un impianto, uno stadio, e se non lo fai vai via, vuol dire che non hai un progetto, non hai un programma nella tua mente. Noi per fortuna in questa società stiamo lavorando molto per portare avanti un progetto che possa dare continuità. Adesso c'è Sebastiani, domani ci sarà un altro, dopodomani ci sarà un altro ancora, ma l'importante è che il Pescara abbia una gestione aziendale di livello, perché questo gli consentirà di andare avanti a prescindere da chi
porta la macchina. Poi è chiaro che ci potrà essere chi è più bravo, ci potrà essere anche chi distrugge. D'altronde, come si dice, nelle generazioni uno fa, uno mantiene e uno distrugge. Speriamo che il Pescara vada avanti per molto tempo con questo nostro programma, e questo nostro programma riguarda tutti quelli che ci sono e che ci sono stati, quindi vuol dire che si è fatto un buon lavoro fino adesso, e sicuramente non sarà lo stadio a fermare i programmi e i progetti di questa società. Io sto lavorando molto per far sì che questa società si rafforzi al di là di Annascoli, di Sebastiani o di altri. Questa deve essere una società che deve tornare, non avendo purtroppo grandissimi imprenditori che da soli possono risolvere il problema, deve tornare ad essere una società di più imprenditori che possono dare una mano e possono sempre dare la tranquillità di gestione a questa società. È l'unico modo per gestire una società come Pescara. Vincenzo Cilli. Caro Presidente, buonasera, sono Vincenzo. Ciao Daniele. Ciao. Senti, la mia era solo una curiosità, ma Luigi mi ha già anticipato. Proprio a proposito dello studio, del progetto sul nuovo stadio, quale può essere lo stato d'animo di un imprenditore, tifosissimo tra parentesi del Pescara, come lo sei tu? Tra parentesi, voi avete già investito, se non erro, circa 100.000 euro per il progetto. Dicevo, quale può essere lo stato d'animo di un imprenditore che ama il Pescara, che ama la città della sua squadra, visto il veto della sovrintendenza, quando all'estero viviamo situazioni come in Inghilterra, dove, con tutto rispetto per Pescara, chiaramente, che io come te amo, ma in Inghilterra sono stati capaci di demolire e ricostruire lo stadio di Wembley. Qual è il tuo stato d'animo? Lo stato d'animo, sai qual è, Enzo? È quello di un imprenditore che vede che in questa città oramai siamo arrivati al punto, ma non solo in questa città, parlo di questa nazione, perché non è solo Pescara, siamo arrivati al punto che siamo diventati il paese del no, a prescindere, o il paese di chi si alza al mattino, fa un esposto, si blocca tutto e poi nessuno paga. La realtà questa è. Io penso che gli imprenditori, quelli capaci, se ne sono già andati in tanti dall'Italia e tanti se ne andranno ancora. Quando rimarranno quelli che vengono solo a fare casino, loro evidentemente avranno raggiunto proprio l'obiettivo totale di rendere un paese come l'Italia, che è il più bello al mondo, un paese dove non si può fare più nulla. Ok. Mimmo Logozzo. Presidente, io mentre lei parlava dell'organizzazione societaria, dell'importanza dell'organizzazione societaria, mi è venuta alla mente un'intervista che feci ad Arrigo Sacchi alla fine della partita che il Parma perse qui con il Pescara. In pratica fu costretto a dire addio alla promozione. Feci la domanda: ma come mai il Parma non ha centrato l'obiettivo della promozione? Sacchi mi rispose con molta concretezza, ha detto: per vincere un campionato alle spalle ci vuole una società ben organizzata, noi non abbiamo vinto il campionato per questo. Ecco Presidente, e le sue parole del fatto di avere una società ben organizzata, di aprire ad altri imprenditori, sono parole positive e importanti. Quindi non è una domanda, ma per ottenere i risultati ci vogliono tutte le componenti, non è che se si va in campo e si vince una partita o se ne vince due, se ne vincono due si va in Serie A. Per vincere le partite ci vuole l'organizzazione, ci vuole lo staff, ci vogliono i giocatori, ci vuole un ambiente sereno, ci vogliono anche dei programmi e delle organizzazioni della società, perché è chiaro che se tu devi vincere un campionato e magari non hai un centro dove allenarti e ti alleni per la strada, probabilmente fai più fatica di quello che si allena nel suo centro sportivo. Se tu non hai uno staff medico all'altezza e magari non riesci a curare degli infortuni in tempi più brevi rispetto ad altri, probabilmente perdi dei punti per la strada. Tutto questo alla fine porta punti. Quando parliamo dello stadio, io venerdì sono stato a Cesena a vedere Pescara. Io penso che lo stadio di Cesena alla squadra di casa porti almeno, non dico tanto, ma almeno 5-6 punti in più in fondo all'anno. Perché giocare in uno stadio come quello, dove addirittura gli allenatori non riescono nemmeno a comunicare
con i giocatori in campo per la bolgia che c'è, che vantaggio porta? Che carica dà ai propri giocatori in campo? Io ho sentito dei commenti che a Pescara lo stadio va bene così perché è uno stadio di calcio, per me non è uno stadio di calcio, però al di là che il massimo rispetto per l'architetto che lo ha progettato, tant'è vero che nel nostro progetto era previsto il mantenimento di quelli che sono i segni distintivi di questo architetto, quindi rispetto per tutti ci mancherebbe, però dire che poi a Pescara lo stadio Adriatico non sarà di calcio, evidentemente gli stadi di calcio non sono stati mai visti. Senti Daniele, prima di chiudere, tornando un po' al discorso di Danilo Iannascoli, la vostra è una divergenza di vedute, prima di tutto, vero? Ma infatti io non ho problemi, ripeto, che se abbiamo divergenze di vedute, io vedo la società gestita in un certo modo, con certe persone, e lui la vede in un'altra, o ci sta uno o ci sta l'altro, ma non è un problema, cioè, sicuramente a livello personale io con Danilo non ho nessun tipo di problema, anzi, ecco, mancherebbe, però è chiaro che non è che si possono gestire le società con tre vedute. Le società vanno gestite con una condivisione dei programmi, e è chiaro che se poi si condividono i programmi quando le cose vanno bene e si contestano il giorno dopo che vanno meno bene, non sono programmi, sono banderuole o bandiere dei 7-20. Io non sono così, quindi non vado avanti per la strada mia. Poi ho dato un input, se c'era questa possibilità di liberarmi, perché io sarei uscito, non sarei rimasto, io sarei andato via senza problemi, però nessuno può pensare di venire a gestire qualcosa sulla pelle degli altri. Quindi ecco, posso proporre degli impegni personali, questi impegni personali o vengono meno, oppure siccome sono uno che rispetta gli impegni e ho da perdere, sicuramente non perdo facendo giocare nessun altro. Sì, al di là, Daniele, di queste questioni che riguardano... Però guarda, ti posso dire una cosa, io questa polemica qui la chiuderei perché a parte non mi interessa proprio. Seconda cosa, non è una polemica, e terza cosa, noi dobbiamo pensare al calcio, perché sennò stiamo perdendo tempo. Bravo Presidente. Bene, grazie di questa disponibilità di essere grazie intervenuto anche questa volta. Buona serata e mangiate buona poco. Buona serata. Al presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che è intervenuto un po' per spiegare quella che è la situazione societaria. Ha detto delle cose importanti. Ha detto delle cose importanti. L'apertura della società ad altri soci, questo è molto importante, eppure l'impegno a costruire questa società che vada avanti e pensi al futuro. Allora, pubblicità, poi torneremo di nuovo in diretta. Bene, torniamo in diretta, allora per gli sms 340 11 80 370, ne sono arrivati tantissimi, non riusciremo a leggerli tutti, ma poi voi comunque li potete vedere in sovrimpressione. Allora Walter, parole nette, chiare e anche in un certo senso dure da parte del presidente Sebastiani. Beh, insomma, dal punto di vista così... procedurale ha il coltello da parte del manico, ha la maggioranza assoluta o comunque controlla la maggioranza assoluta della società, ha il bilancio bene o male appena approvato, quindi ha un mandato senza condizioni fino a che non si creerà qualche alternativa diversa. Dopodiché lui dice: se qualcuno vuole entrare, bussa e il prezzo lo faccio io. E questo non l'hai detto, l'hai detto tu. No, però questo lo dico io, ma mi sembra una cosa normalissima, no? Certo. Perché? Perché dice: io non posso stare qua a disposizione tutti i giorni, devo pensare a gestire il programma. Ora io non lo so di concreto o in concreto cosa vuol dire questo in termini, traducendolo in termini economici. Però indubbiamente ci impiega tempo, ci spreca energie, si assume responsabilità, si piglia pure qualche messaggino che non è esattamente un complimento. Lui credo che voglia quantificare tutto questo in una cifra, secondo lui giusta, io non so qual è la cifra, quindi non la posso neanche lontanamente valutare, e chi vuole entrare paga pegno.
Secondo me diversa cosa sarebbe stata se 20 giorni fa, all'epoca del bilancio, si fosse creata una situazione, dice ok, tu vuoi andare avanti svalutando il capitale sociale o facendo determinate operazioni. È quello che sostiene Giannascoli, però. Certo, noi vogliamo invece tenere il capitale sociale a questo livello e abbiamo queste risorse da investire, come è successo in molte società dove gli acquirenti si sono fatti avanti pubblicamente proponendo una soluzione alternativa. A quel punto il pubblico dibattito condiziona anche chi sceglie. Qui questo pubblico dibattito non c'è stato, non gliene possiamo fare neanche una colpa il fatto di non voler venire qui a esporre le cose. Si sta lavorando tessendo trame riservate fino al punto, poi ci sarà un giorno in cui si dovranno sedere a un tavolino e discutere. Io credo che, diciamo, queste cose si fanno e poi si raccontano. Quando si raccontano, alla lunga diventa difficile farle. Però, prima dicevamo, i problemi della società possono condizionare la squadra, però i problemi della squadra poi condizionano queste cose. Ah, certo. Perché se poi qualcosa non va come deve andare, o comunque la gente immagina che non va come deve andare, e poi a chi è che, verso chi rivolgere, diciamo, l'attenzione, il pubblico, verso chi ha gestito. Questo è il prezzo e la responsabilità che si assume chi gestisce. Walter ha perfettamente ragione. Sì. Poniamo il caso che un anno non ci siano plusvalenze. Cesena, cittadina più piccola di Pescara, sì. 9.000 abbonati. Una società, come dire, che non ha avuto problemi tentennamenti né quando c'è stata l'ubriacatura della promozione 2 anni fa, né col trauma della retrocessione. Una società che dopo una retrocessione fa 9.000 abbonati in Tanto serie di cappello. B, e vuol dire che ha una credibilità importante. Certo, hanno portato bei nomi lì, certo. Ma non che i nomi che stiano a Pescara siano da buttare via. Questa differenza, secondo me, concorrono vari fattori, ma il fattore principale su questa cosa qua è nel rapporto che si crea tra la piazza e la società. Infatti, fondamentale questo. Una differenza di 1.500 abbonati ci può stare con i 3 nomi roboanti, ma se la differenza fra Pescara e Cesena sono 6.000, vuol dire che a Pescara c'è un virus molto diffuso, di virus di sfiducia molto diffuso, che prescinde dall'entusiasmo dell'anno scorso, i playoff trionfali, meritavamo sicuramente di vincerli. Se non c'è stata una risposta al botteghino, ok, 1.500 perché non abbiamo preso 3 grandi nomi, 500 perché la campagna abbonamenti è stata un po' sotto traccia, un po' secondo me non azzeccatissima, ma ce ne stanno un altro 3.000 da spiegare in meno, con un bacino d'utenza che al momento non propone concorrenza tranne Lanciano. Per molti tifosi la vendita di calciatori molto quotati che hanno fatto la differenza l'anno scorso, vedi Melchiorri, vedi Politano, vedi Bjarnason, ma la lista è lunga e lì si spiegano i 3.000 abbonati in meno, perché Pescara rispetto a Cesena, rispetto a Cremona, rispetto ad altre società... Storicamente ne facciamo di più. Sì, sì, ne facevamo però Pescara per secondo me sotto questo aspetto è molto morale, è la classica piazza dove se la squadra inizia a inanellare una serie di partite, il pubblico s'accoda, infatti come è successo, e invece se succede il contrario, del resto noi che siamo insomma tifosi storici, no, da, adesso non voglio dire da tanti anni, sennò sembra che abbiamo tanti anni noi, insomma, ma diciamo che da qualche anno andiamo allo stadio, abbiamo assistito, infatti, tu l'hai già anticipato, insomma, la memoria è abbastanza lunga, Pescara è abituata, si parla sempre di zoccolo duro, no? 5, 6, ma secondo quelli me... Quelli sono quelli come noi, poi appunto, ci sono poi quelli che si entusiasmano. Con l'entusiasmo. E questo. Poi ci sono ancora quelli che quando il Pescara va in Serie A vengono apposta magari anche per vedere la squadra avversaria. Infatti lo stadio che si vuole fare, quelli, non, diciamo, la Serie A non la vedrebbero, perché se fai uno stadio 16-20 mila posti,
diciamo, come dicono i ragazzi della curva, di occasionali ne potresti ospitare pochi. Certo. Io la questione dello stadio direi di metterci una croce su, perché è una cosa da, diciamo, definire vergognosa. Cioè, per la demolizione di Wembley che dovevano fare? Dovevano andare con i Marines lì a arrestare, no, però qualcuno, arrestare Walter, tutti? Arrestare. Qualcuno però ha detto non ha senso demolire uno stadio armato appena ristrutturato. Ma che vuol dire questo, appena ristrutturato? È stata una stupidaggine, perdonami, non è riferita all'amministrazione, no, è stata una stupidaggine perché si è fatto un progetto, secondo me il responsabile unico è grave, grave che lo sia, il CONI, perché alla base di tutto là c'è sta questa malposta esigenza che il patrimonio pubblico, il CONI pone le condizioni. Allora non si fa una ristrutturazione finalizzata a un evento che dura 10 giorni pensando di imporre poi quel lavoro per i prossimi 20 anni, perché senza andare in Inghilterra dove hanno ristrutturato Wembley per le Olimpiadi, ma Wembley ospita le partite regolarmente, la nuova Wembley non è, come dire, ed è fruibilissima per il calcio. Tu dici Torino, Torino, il campo fatto per Italia 90 è stato buttato giù e ci hanno fatto Juventus Stadium. Udine, stadio fatto per... L'altra volta ho parlato di Bari, cattedrale nel deserto, che adesso si osannano, si entusiasma, 25.000, quello ne porta 60.000. Sì. Quando mai ci saranno che più però, 60.000 Bari? Però lo stadio Adriatico... Vogliamo parlare di Avellino, vogliamo parlare per per precisare un aspetto. Lo stadio Adriatico Cornacchi è stato ristrutturato nel 2008 in vista dei giochi del Mediterraneo del 2009. Ricordiamo che il Pescara fu costretto anche all'esilio, perché non era utilizzabile lo stadio. Comunque fu l'amministrazione di allora che tirò le fila di quella ristrutturazione. No, ma io non voglio prendermela neanche con l'amministrazione. Amministrazione di allora che poi è un po' il papà dell'amministrazione di oggi. Io, scusami, mi sono sempre preso tutte le responsabilità del mondo, ma qua mi chiamo fuori, perché quella ristrutturazione da 11 milioni di euro, che non sono proprio bruscolini, e che dal mio punto di vista poteva anche essere fatta meglio, perché non sono un addetto ai lavori, ma con 11 milioni di euro forse si poteva fare qualcosa di più e di meglio. Ma la sovrintendenza non c'è. Ce la siamo ritrovati, e comunque quei soldi sono stati spesi. Beh, la sovrintendenza... Ma non c'era allora quando hanno fatto una copertura che sembrava un ombrellino giapponese? Sai qual è il punto debole? Hanno fatto un ombrellino giapponese per coprire uno stadio. Sai qual è il punto debole di questa posizione di oggi? È che allora o determinati beni vengono vincolati prima, oppure non è che può esserci il vincolo in corso. Ecco, questo è l'aspetto che mi lascia veramente perplesso. Quello è un prototipo del CONI, fu realizzato da questo piccinato che a Pescara ha lasciato tracce. La stessa questione di Piazza Salotto. Guarda, anche noi volevamo ristrutturare Piazza Salotto, riqualificarla più che ristrutturare, riqualificare Piazza Salotto dopo la riqualificazione con Toyo Ito, lo Yuju Wine Glass, e anche lì avevamo anche le somme disponibili, la sovrintendenza ci disse alt, fermi, questa è la piazza di Piccinato, che è lo stesso che ha realizzato le colonne dello stadio. No, ma anche lì noi però accettammo questo verdetto rimanendo perplessi, perché poi nel frattempo la piazza di Piccinato, ammesso che potesse essere nota e gradita a tutti con le magnoli eccetera eccetera, nel frattempo era stata completamente modificata. Sì. Ma allora qual è la domanda? Ma non è che c'è una sovrintendenza per ogni stagione? Cioè, se la piazza Salotto era stata ristrutturata, riqualificata con lo Huge Wine Glass, con quel pavimento che c'è oggi, che da quello che mi risulta non piace granché, erano state eliminate le magnoli e nessuno aveva detto niente allora, perché 4 anni dopo, guarda, è la stessa storia dello stadio, perché 4 anni dopo arriva un'amministrazione che vuole fare un restyling di quella piazza che non piace, alt, fermi, questa è la piazza di Piccinato. Ma come, 4 anni fa non era la piazza di Piccinato? Queste sono le cose italiane. La storia del ponte sono del mare, le cose italiane. No? Adesso, senza allargare, c'è la stessa storia del ponte del mare. Io non lo so se è bello o brutto, francamente, non me ne può fregare di meno. Però voglio dire, mo esce fuori che... ma parli del ponte del mare o ponte del cielo? Ponte del cielo. Ponte del mare, cielo, la prossima volta sarà il ponte del... Vabbè, io lo chiamo la ruota. Sì, sì. Cioè, adesso la fanno pure a New York la ruota, però pare che Quello è un...
pare che, da, come il londonano. Pare che da Londra e da Shanghai e da Vienna nessuno minaccia querele, sì, per ma non plagio. È galleggiante, quello è una ruota panoramica. Ho capito, ma cioè, ci sono, quello è il ponte dell'aria, ma arriveremo anche a quello. Ci sono 3-4 idee, diciamo così, 3-4 idee a metà tra l'urbanistico e il commerciale che girano per il mondo e sono ruote, no? Quella cosa che si voleva fare a Pescara, che si è fatta in Danimarca, è una ruota che invece sta dritta, sta per terra, ci cammini sopra invece di farti ruotare. Cioè si sfruttano determinate cose. Ora dire che quello rovina lo scenario della Dame di Cascella, che invece era stata fatta per stare in Piazza Salotto, al po' vicino all'Elefante, no? Era stata fatta per stare là. L'idea iniziale poteva essere quella. Tuo suocero ne sa qualcosa, che doveva stare là. Quindi voglio dire, di che stiamo a parlare? Di gente che la mattina si sveglia e piglia la decisione. Comunque, sta di fatto che lo stadio, perché tornando al discorso a Rampigna, come in Inghilterra, lo stadio dentro la città, giriamo Rampigna, buttiamo giù 3 capanne della questura, che trova un'altra sede altrettanto dignitosa, e si fa lì. Sotto i negozi, sopra lo stadio, idea dei stati di Monte Carlo. I problemi stanno dappertutto. A parte la questura, che se ci fossero degli architetti in giro. Abbattere la questura mi sembra. No, perché non deve andare all'area di risulta. Che cosa? Se ne parla dall'85 della questura all'area di risulta. No, vabbè, la questura ha quella sua cittadella e quella sua dignità lì, secondo me. Ma io sono convinto. È un punto di riferimento. Sono convinto della che se uno tira fuori questo Rampigna, progetto, la soprintendenza. Come scavi, trovi la necropoli a Rampigna. E tu infatti la fai sopra. E poi ci sarebbe la soprintendenza di nuovo. Allora fai sopra. Pubblicità e poi torniamo in diretta. Comunque il ricorso al TAR. Ne torniamo in diretta quando sono le 21:54 minuti. Allora, Mimmo Logozzo, abbiamo parlato degli alti e bassi di questa squadra, leggiamo diversi commenti di natura diversa. Qualcuno dice, per esempio, Torreira da quando è della Sampdoria non rende più come l'anno scorso. Chiaro, questo cerca intanto di non subire infortuni gravi, perché pensa all'altra squadra, e questo è normale, è da mettere in conto questo qua. È chiaro, è un professionista e fino a quando indossa la maglia del Pescara cerca di dare il massimo, ma la sua testa purtroppo è inevitabile. Che secondo te qual è la medicina per questo Pescara in questo momento? Cioè la squadra ha dei momenti di grazia e dei momenti di abbattimento in tutti i sensi. È una questione di maturità, guarda. È una questione di essere più, come diceva all'inizio Walter, più umili. Affrontare tutti gli avversari con la stessa determinazione e ci si esalta con il Crotone, ma anche con il Cesena, ben sapendo che il Cesena sulla carta era più forte. Invece no, si è arrivati lì, ripeto ancora le parole di Walter, che veramente totalmente approvo e condivido, convinti di adesso vi insegniamo noi, vi mostriamo noi come si gioca. No, ci vuole più umiltà, più concretezza e puntare decisamente all'obiettivo, che è quello che tutti noi tifosi, sì, siamo tutti tifosi del Pescara, ci auguriamo, il ritorno in Serie A. Vincenzo, belle parole quelle di Mimmo, speriamo di buon auspicio. Che siano di buon auspicio. L'anno scorso l'avevo, eppure da una parte, per poco non ce l'abbiamo fatta. Da una parte si chiede umiltà, dall'altra c'è anche da dire che la forza di Oddo è stata quella proprio di il coraggio, la sfrontatezza, il fatto di dire, la consapevolezza di dire siamo forti. Io, così è partito il Pescara di Oddo nelle ultime giornate dello scorso campionato. Questa umiltà poi va un pochino a stridere. Certo, io non dimenticherò mai le prime parole durante l'allenamento di Massimo Oddo lo scorso anno, quando subentrò a Baroni.
prima caratteristica, cambiamento degli allenamenti, ha dato la possibilità di accedere a tutti, finalmente ha dato la possibilità al pubblico pescarese di poter partecipare agli allenamenti, perché c'è questa moda, questo costume che non è soltanto di Baroni comunque, ma diciamo che è usata e posta in essere da molti allenatori italiani. Non si capisce poi per quale ragione quella di chiudere gli allenamenti, perché chissà quale grande osservatore debba venire da altre società. Vedo che Walter sorride, quindi suppongo che sarà d'accordo con me. Lui disse, non abbiate paura di giocare, di fare lanci, questi lanci lunghi, ma giocate palla a terra, perché voi siete bravi. E quindi, questo perché chiaramente parliamo di un campione del mondo, quindi ovviamente ha saputo trasmettere, ha saputo motivare i calciatori. Anche quest'anno io lavoro permettendo, ogni tanto vado a vedere gli allenamenti e vedo che l'ambiente è coeso, è un bel gruppo. Ma il discorso che si faceva prima, chiaramente questa è una squadra che tecnicamente sa giocare, ma ha bisogno di spazi stretti. Prima dicevamo, durante la pausa pubblicitaria, che ad esempio una caratteristica in negativo di Cesena, ma se vogliamo l'abbiamo rivista anche a Novara nell'ultima mezz'ora ad Ascoli, è quella che il Pescara a centrocampo non ha giocato, è una squadra che si è allargata molto. Certo, Cesena ha fatto la partita dell'anno, però di nostro secondo me ci abbiamo messo molto. Quindi bisognerebbe cercare di mediare questa voglia, questa consapevolezza di giocare. Finalmente abbiamo, a differenza dello scorso anno, un allenatore che sa far giocare a calcio la propria squadra, però chiaramente è giovane anche lui, nonostante che è un campione del mondo, ma come allenatore chiaramente Massimo Oddo non ha questa grande esperienza, tant'è che dopo alcune partite almeno lui ha avuto l'umiltà di dire sì, ho sbagliato anch'io, mi assumo le mie responsabilità, e secondo me va dato atto a un allenatore, perché in genere siamo abituati anche lì, anche a livello di Serie A, allenatori che vanno a fare la conferenza stampa e siamo abituati alle classiche frasi di circostanza. Quindi fai tante, Massimo è un buon comunicatore. Deve chiaramente fare di necessità virtù e fare in modo che quando vada alla prossima conferenza stampa non dica, dopo il secondo tempo di Salerno con la Salernitana, nell'ultima mezz'ora con l'Ascoli, sconfitta di Novara, sconfitta con la Ternana in casa, anche se lì lui, se non era Crescenzi, insomma, deve essere bravo a saper crescere, a saper cogliere tutte le opportunità che questa squadra gli offre, perché questa squadra tecnicamente non ha nulla da invidiare a quella dello scorso anno. È chiaro che lo scorso anno avevamo giocatori già pronti, quest'anno no. Ma quest'anno però, a differenza dello scorso anno, e finisco, mi taccio come dice sempre Walter, stavolta lo faccio io dopo di questo intervento, questa squadra secondo me ha degli ampi margini di crescita e può veramente arrivare ai playoff. Ho finito. Allora, Zuparic e Fornasier, qualcuno dice che non è la coppia adatta per il Pescara, è indubbio che il Pescara debba fare qualcosa in difesa, lo abbiamo detto più volte nel mercato di gennaio, abbiamo visto che la società per bocca del Presidente Sebastiani è disponibile, se c'è da fare qualcosa di utile a farla, ma c'è anche da dire che il Pescara ha un patrimonio, tra virgolette un patrimonio, che è quello di Cocco, che probabilmente in questo momento dovrebbe partire e essere scambiato con un altro attaccante, ma evidentemente non avrà il mercato, Luigi. No, mi viene da sorridere di fronte a chi dice che Zuparic e Fornasier non sono la coppia adatta, dobbiamo far giocare Cocco e Sansovini, difensori centrali. In questo momento questi abbiamo. Anche Zuparic, perché Campagnaro probabilmente ne avrà ancora. Ce li teniamo pure stretti, perché in questo momento se uno dei due non dovesse giocare per qualche motivo, come è capitato un paio di volte, con Campagnaro che è fuori causa, Bunozza che è un lungo degente, noi di fatto alternative se non quella di adattare un centrocampista a fare il difensore centrale, quindi è evidente che bisogna intervenire sul mercato, sarà Pesoli, qualcuno dice ma noi ce l'abbiamo in casa i difensori, Grillo, Pesoli, non lo so, queste sono scelte tecniche, se poi si vogliono tenere quelli che si ha in casa, si terranno, se no comunque bisogna in ogni caso dare la possibilità a questi giocatori di avere anche delle alternative. Cocco è, sta diventando un problema. Nell'intervento iniziale, io pensavo che la
determinazione di Oddo e la fiducia che non ha mai fatto mancare a Cocco, perché è stato molto bravo Oddo, e in realtà da Cocco non sono stati ripagati. Anche la partita di venerdì non era certo quella, forse la partita della svolta per Cocco, però un giocatore di quell'esperienza, un giocatore con quel curriculum che entra in campo così svogliato, così sfiduciato, mi sembrava davvero quello l'emblema della resa di quella squadra, ma non era solo l'emblema della resa di quella squadra, ma era anche l'emblema di un'esperienza che ormai io ritengo, meno di essere smentito, e vorrei essere smentito, credo che sia il capolinea anche dell'esperienza di Cocco a Pescara. Penso che a gennaio, se ci fosse un'opportunità e se ci sarà quindi anche la disponibilità da parte di qualche altra società, Cocco possa rientrare. Patrimonio del Pescara pagato bene, pagato anche come ingaggio bene, sì, perché è il giocatore che guadagna di più del Pescara. Io penso che ciò nonostante Cocco possa ritornare sul mercato ed essere eventualmente pedina di scambio riduttivo, ma è così, con qualche altra operazione che possa portare un attaccante con caratteristiche anche diverse rispetto a quelle di Cocco e che quindi siano caratteristiche più adattabili al gioco del Pescara, che Cocco non si è mai adattato alle caratteristiche del Pescara, né il Pescara di fatto ha piegato i propri né poteva farlo, perché gli altri giocatori non hanno una squadra costruita in una maniera completamente diversa rispetto a quelle squadre che Cocco predilige, cioè che giocano per lui. Ma infatti per questa ragione io non è colpa di nessuno. Io ci andrei cauto nel, diciamo così, nel fare a meno di Cocco. Certo, se capita uno scambio vantaggioso anche nell'interesse del giocatore ci può stare. Ma io uno come Cocco, siccome è un atipico rispetto a tutto il resto del parco giocatori, me lo terrei proprio perché quella tipicità ci serve. Però allora devi intervenire creando... Sto arrivando là, esattamente là. Anzi, io ci sono... sono un po' presuntuoso stasera, oltre che antipatico voglio essere pure presuntuoso. Da verso la fine di agosto che dico che abbiamo costruito una squadra con un centravanti che può fare il centravanti, però non abbiamo soluzioni di gioco sull'esterno. Poi dopo questo deficit lo paghiamo anche nella fase difensiva, perché quando succede come a Cesena, che ti aggrediscono da quella parte, gli uomini tuoi che dovrebbero andare a rincorrere, non avendo quelle caratteristiche, poi li perdi, ammesso che ci vadano e ammesso che riescano, a Cesena non sono riusciti, poi li perdi anche in lucidità in fase di costruzione. Certo. Cominciano a girare a vuoto, uno spettatore fa un messaggio, dice ci manca una leadership, in realtà ce l'avremmo una leadership, solo che nelle ultime settimane questa leadership è diventata la più nervosa, perché è il capitano Memusciai, per motivi che non conosco, nelle ultime settimane questo ragazzo dopo 20 minuti rischia l'espulsione, perché lo vedi che si agita, che discute, specie con gli arbitri. Un'altra leadership potremmo avere, Sansovini, qua per esempio io non sono d'accordo con Oddo, nel momento in cui hai delle difficoltà di gestione tattica della partita, un patrimonio come Sansovini al 20esimo, al 10esimo e secondo tempo, secondo me può valere la pena. Secondo te Oddo non crede in Sansovini? O no, ci sono... è che lui giustamente fa delle valutazioni in base al suo disegno tattico. Io dico, quel disegno, cambialo, perché io a Cesena la carta Valoti non me la sarei giocata, ma mi sarei giocata la carta Sansovini. Perché se voglio cambiare qualcosa, devo mettere un giocatore diverso da quelli che ho. Ora, se tolgo Benali e metto Valoti, se tolgo Caprari e metto Valoti, se tolgo uno di quei, cioè non cambio molto. Faccio la stessa, magari come dire, io sono per la coabitazione, in una situazione come Cesena, sono per la coabitazione Torreira-Mandragora, quelli giocano a due, io mi metto a specchio, metto Torreira e Mandragora invece di Memusciai. Però Oddo ha detto che Mandragora l'ha messo fuori perché... Ma Mandragora si è nervosito dopo.
non è che Mandragora è entrato in campo e ha cominciato a sbraterare, ha cominciato a correre a vuoto per 20 minuti, gli scappavano da tutte le parti, specie Sensi. A un certo punto ha cominciato a essere falloso, a sbagliare le giocate, nervoso, il resto viene da sé. Sull'analisi sono d'accordo con Oddo, Mandragora rischiava, però io non sono d'accordo che cambi molto il centrocampo se metti Valotti al posto di Verre e di Benali e metti Torreira al posto di Mandragora. Torreira è vero, c'ha più gamba, più ritmo, può essere più aggressivo, ma con un resto del centrocampo che fa compassato, che cerca i numeri, la giocata contro il Cesena non era il caso, Torreira ha fatto la fine di Mandragora. Avremmo finito in 10 perché Mandragora veniva espulso, scusate, come abbiamo finito la partita? In 10. No, ma scusa, abbiamo finito uguale in 10, perché non abbiamo cambiato niente, abbiamo cambiato molto, ma come direbbe qualche diciamo nostro antico... come si dice, personaggio della letteratura del sud, no? Da caduta, da cagliata, per non cambiare niente. Mi dispiace, io questa cosa dissento garbatamente con Oddo. Il Pescara a Cesena non ha cambiato niente, ha messo uomini diversi a fare lo stesso Walter, lavoro. Allora, tornando a quello che dici tu, dici no, Cocco invece secondo me è utile, io ti voglio contraddire dicendo... Diventa detto, inutile. Sei partito da una premessa sbagliata, ma secondo me hai fatto il ragionamento giusto. Cioè, Cocco in quel contesto non serve perché nel secondo tempo, in quella partita, c'era l'occasione per iniziare a giocare in una maniera diversa, che potesse essere favorevole. Ma tu devi anche essere capace. Allora, con un centrocampo che non riesci a scavalcare. Ci sono dei momenti del campionato, delle partite, in cui devi anche sfruttare i centimetri e il peso di chi c'ha lì davanti, io cioè con Cocco passata. E la Padula iniziare a buttare palloni io dentro l'area di rigore del Cesena, beh, e vedere quello, almeno l'ultima 4, mezz'ora 4, non 2. Sei stato capace di facciamo io sarei ho capito, ma questo è un limite, soltanto un gol di testa con la testa, allora lì o ti metti a specchio tatticamente, soluzioni non sono poi tantissime, o ti metti a specchio o cerchi di fare qualcosa che allo stesso tempo ti copre e ti dà qualcosa. Allora, se non ti metti a specchio, e lì vedo io Torreira e Mandragora insieme, non mi pare una bestemmia, secondo me è molto meglio che non bloccare Memusciai, che se gioca da fermo, secondo me gioca male. Comunque, vabbè, è un'opinione che vale giusto il fiato sprecato per dirla. Però voglio dire, se vuoi cambiare qualcosa, che so, ti metti a 4-4-2. E provi con Caprari esterno più arretrato e di là magari ci metti Sanzolini. Quindi devi avere la capacità di cambiare qualcosa, capito, che invece capito, ma fino adesso quando il Pescara è in grado di imporre il suo gioco va tutto bene, quando lo subisce deve comunque in qualche modo reagire rispetto a questo, quello che allora non è vero che perdiamo per Fornasier e Zampano, è che se li facciamo prendere a pallonate, certo, è ovvio, non sono Nesta e Cannavaro, se no non stavano qua, certo, lo sanno pure loro, anzi loro lo sanno meglio di noi, quindi partendo dall'assunto che Nesta e Cannavaro al momento non sono disponibili, giochi con Fornasier e Zuparic, con Zampano e con Crescenzi, sapendo che nel marcamento a uomo e nella fase difensiva non sono il meglio disponibile, ma questo modestamente io e anche tu lo sapevamo già dall'anno scorso. Lo sapevamo già dall'anno scorso. Non abbiamo nemmeno Chiellini e Bonucci. Sì, per un disguido non siamo riusciti a prendere neanche quelli. Dopodiché abbiamo preso Campagnaro, che speravamo ci facesse 30 partite. Di sto passo ne farà 15. Adesso sento dire... Tre partite ce l'ha fatto fare, sono tre partite. Adesso sento dire che andremo a prendere forse un 35enne. Domizio. Ora, se ti esce buono e fai tutto, ha risolto tutti i problemi. Se ti succede come l'anno scorso che finisci contro un palo la corsa verso la Serie A, l'anno prossimo ricominciamo da là. Il 35enne se ne ritorna alla casa di riposo dove sta trascorrendo adesso l'inverno. E tu ricominci con Zuparic. Mi preoccupa che allora, si fa rima con te. Allora, un attimino solo perché abbiamo in collegamento il collega Gianluca Tinfena dalla Spezia per parlare un po' di questa partita di sabato tra il Pescara e la formazione Ligure. Allora, buonasera Gianluca. Buonasera a tutti.
Avrai ascoltato nel frattempo qualche commento, qualche opinione sul Pescara, come vedi insomma c'è un po' di polemica, invece da voi certamente no, dopo la vittoria con la Salernitana. Ma diciamo che è stata una vittoria salutare soprattutto per il morale della squadra, una squadra che in campionato sta avendo grossi problemi nonostante il cambio di guida tecnica. Qualcosa di storico se si pensa che lo Spezia mai aveva raggiunto gli ottavi finale di Coppa Italia e giocherà con la Roma all'Olimpico, quindi una bella soddisfazione, ma urge far punti in campionato perché questa squadra è stata costruita per altri obiettivi e si può trovare davvero in grande difficoltà se dovesse continuare a lottare in quella parte di classifica. Allora a Pescara tornerà Catellani. E sarà ancora assente Calaiò e probabilmente anche Krizic, giusto? Sì, sì, assolutamente sì. Krizic sta recuperando, ma non sarà impiegabile dal primo minuto. Pesante l'assenza di Calaiò, tornerà Catellani. Un modulo che è stato leggermente cambiato in seguito al cambio dell'allenatore, ieri presentato in maniera più offensiva con un 4-2-3-1 con quattro giocatori molto offensivi. Di Carlo è passato ad un classico 4-4-2 con giocatori anche adattati sulle corsie laterali, soprattutto al centrocampo, ma complessivamente bisogna dire che quando la squadra è in grossa difficoltà, giusto badare al sodo, e Di Carlo lo ha capito, una squadra da recuperare soprattutto dal punto di vista mentale, che reduce da una serie di 4 sconfitte consecutive, squadra, lo ricordiamo, costruita peraltro in questo campionato, un progetto che è stato considerato fallimentare, quello di Bielica, con i tanti croati in squadra, e molto probabilmente servirà a gennaio con carta bianca al nuovo tecnico Di Carlo per cambiare 5-6 giocatori importanti di questa squadra. Questo è quanto si dice qui alla Spezia. Senti, che partita farà la formazione di Ligure contro il Pescara secondo te? Io credo che farà una partita prima per non prenderne, diciamo così, da addetto ai lavori, una squadra più accorta che possa anche valorizzare le capacità di contropiede di giocatori che hanno in questa caratteristica una loro peculiarità, stiamo parlando di Cattellani e di Situm, quindi una Spezia che verrà a Pescara per provare ad investire in tre, squadra che perde da 4 partite, al di là della vittoria di oggi in Coppa Italia, una Salernitana che dobbiamo dire, insieme allo Spezia è la squadra della Serie B più in difficoltà del momento, quindi Di Carlo arriverà a Pescara per provare perlomeno a strappare punti e ridare morale ad una squadra in grossa crisi di identità e una squadra mentalmente fragile. Ricordiamo che lo Spezia quando subisce gol, il primo gol, spesso e volentieri non rientra mai in partita ed è successo troppo spesso in questo campionato. Bene, grazie Gianluca, sei stato in pochissimo, ci hai detto un po' la situazione in poco tempo, ti ringraziamo e buona serata. Grazie a voi, buona trasmissione. Grazie. Allora, leggevo qualche secondo fa sul video che qualcuno dà ragione a Walter. Siamo almeno in due. Cocco deve essere recuperato. Tu sei d'accordo, Mimmo? Sì, è una potenzialità importante per il Pescara. Walter questo discorso di Cocco lo fa già dall'inizio, mi ricordo con la storia di La Padula e mi ricordo quella sera feci gli auguri alla Padula che poi ha segnato 2 gol, gli ho sì, portato solo bene. In questo ha sbagliato Walter perché diceva che La Padula non avrebbe segnato tutti questi io gol. Io avevo perplessità sulla Padula, però è una certezza, quella coppia non mi sembrava ben assortita. Modestamente ci avevo impiegato un paio di partite. Infatti quella sera tu questo dicevi, io ho fatto gli auguri alla Padula, poi sono stato in Calabria e quando ho sentito 2 gol della Padula mi ho portato bene, quindi così come facevo. Se ne fa 2 gol bene siamo infatti, quanto vedo si vede che Spezia mi pare che ha molta paura di questo Pescara. Se fa quello che ha detto il collega se fa male. Sì, se sta chiuso il Pescara... Certo. Beh, se vengono qua remissivi, yeah. Il Pescara, si fa proprio male, allo Spezia si fa proprio male.
Allora, pubblicità, poi torneremo per l'ultimo giro di commenti prima della chiusura della trasmissione. Bene, torniamo in diretta, abbiamo pochi minuti, ma possiamo parlare in modo più approfondito di questa partita con lo Spezia, che viene in un momento molto delicato, perché il Pescara, che cerca sempre di cambiare passo, quando prova a sorpassare non riesce a farlo. Mimmo, come si preannuncia questa partita? Pescara-Spezia. Io sono sempre ottimista. Sono ottimista per natura e penso che il Pescara riscatterà subito Cesena e ritornerà il sorriso sul volto di tutti i tifosi del Pescara. Io la vedo bene questa partita per il Pescara. Vincenzo? Ma come ho ascoltato con molta attenzione il giornalista di La Spezia, se loro pensano di venire a Pescara e chiudersi aspettando per approfittare di ripartenze, in quel caso farà sicuramente al gioco nostro, al casa nostro, tant'è che quest'anno il Pescara, contrariamente all'anno scorso, lo scorso anno, dentro casa sta facendo le performance migliori. Non ci dimentichiamo che abbiamo battuto squadre come Cagliari, come lo stesso Crotone, insomma abbiamo fatto veramente delle belle partite, tranne l'ultimo episodio spiacevole contro la Ternana, ma più per meriti della Ternana, per demeriti nostri. Quindi io credo che, partendo dal presupposto che ogni partita quest'anno sarà molto dura, molto difficile, anche perché credo che viviamo un campionato molto livellato ma verso l'alto, non vedo squadre di bassa classifica che hanno questo gap, questa differenza rispetto alle squadre di mezza classifica o di alta classifica come il Pescara. Ma se, ripeto, se lo Spezia pensa di venire qui a giocare aspettando, farà sicuramente al caso nostro, al nostro gioco. Vediamo gli incontri della prossima giornata: Entella-Brescia, che si giocherà venerdì alle 19, poi sempre venerdì alle 21 però Perugia-Modena, poi sabato Bari-Ascoli, Crotone-Cesena, Latina-Livorno, Novara-Lanciano, Pescara-Spezia, Provercelli-Ternana, Trapani-Avellino e domenica si chiuderà con Vicenza-Salernitana e Cagliari-Como. Luigi, cosa ti fa pensare questa griglia della Crotone prossima Cesena giornata? È una partita della verità, perché il Crotone, tutti dicono, ma è una sorpresa, non reggerà, e invece regge. Contro quel Cesena che abbiamo visto venerdì, è interessante vedere la maturità di queste due squadre, magari finisce in pareggio. Drago che torna a Crotone. Magari Drago che torna a Crotone, magari finisce in pareggio. Però ci sono anche altre squadre emergenti, perché vedevo l'Entella, il Perugia, che il Novara, che nonostante un allenatore che io non ho mai stimato particolarmente, però il Perugia sta recuperando, ha un turno anche relativamente facile con un Modena piuttosto inconsistente, la Provercelli, il Brescia, arrivano queste squadre da giù, laddove il Pescara non si dovrebbe mai trovare, nel senso che il Pescara in questo campionato dovrebbe sempre viaggiare stabilmente fra le prime 4-5, ed ecco che la partita di sabato è utile per creare quello scalino tra le squadre di vertice rispetto invece a quel fenomeno tipico della Serie B in cui fino alla fine tutti sono in gioco per tutto. E una notazione: io non ho mai creduto al cambio di allenatore dello Spezia, perché quella è una squadra molto particolare, una squadra fatta di tanti giocatori stranieri legati a quell'allenatore che li ha voluti, li ha cercati e ha creato quel complesso lì. E non vorrei essere nei panni di Di Carlo, perché purtroppo queste cose succedono nel calcio, molto spesso gli allenatori vengono richiamati a gran voce. E io non vorrei, perché stavo riflettendo pure io sulle parole di Tinfena, che si verificasse quello che si è verificato con Drago, che all'ultimo momento ha cambiato il modulo di gioco e ha messo in difficoltà il Pescara, Walter. Beh, oddio, se succede due volte di fila, allora vuol dire che il problema è il Pescara, non l'avversario. Perché l'avversario che sceglie il modulo che il problema ti è più comodo a te, lo devo ancora trovare. Poi qualcuno ci riesce a fare le cose che ti fanno comodo, ma diciamo c'è un pizzico di involontarietà.
in questo, se no ci staremmo a divertire da matti, no? Tutti a impegnarsi a fare le cose per farci piacere. Di Carlo, è vero quello che dice, che si inserisce in un contesto che era stato pensato diversamente, però è un mestierante del calcio, sì. È un allenatore che ha la sua... Però in campo ci vanno i giocatori. Bravo, la sua quindi io al contrario mi aspetto un Di Carlo molto speculativo sui difetti del Pescara. E quindi il collega diceva aspetterà per... Allora Di Carlo, sapendo che se si mette lì il Pescara prima o poi uno e anche due glieli fa, io mi aspetto un Di Carlo che cerca di farci male dove siamo deboli. Siamo deboli nel gioco aereo e vedrete che quelli butteranno molti palloni al centro dell'area, lì fra il dischetto e l'area di porta, dove si fanno i danni. E ce li butteranno dalla posizione laterale, non so come, ma ce li butteranno. Se ci costringono ad andare su, a salire, se ci consentono di andare su, di salire... dovranno provare con il calcio lungo e lì la vedo più complicata, perché non mi pare una squadra attrezzatissima per il contropiede. Soprattutto io vedo un punto debole nello Spezia, il fattore nervi. Anche oggi Calaiò gol ed espulsione. Ora, trattandosi di un giocatore della sua esperienza, in una partita tra l'altro in Coppa Italia, ho visto pure altri cartellini gialli in giro. Quella che doveva essere una partita per ritrovare il clima e lavorare, comunque alla fine ha fatto emergere questo stato di tensione che lo Spezia vive da tempo. Quella potrebbe essere una componente molto a favore del Pescara, se però questi giovanotti vanno in campo pensando di doversela giocare, sudare, come hanno fatto a Bari, come hanno fatto con il Cagliari, come hanno fatto con il Crotone, come hanno fatto spesso e volentieri molto bene. Se vanno, come sono andati, ad Ascoli, a Novara o a Cesena, se vanno per suonare, e il finale temo che sia altrettanto noto. Io non ci spero, sono convinto che non sarà così, però quella dei suonatori che vanno per suonare è una storia vecchia. Sti ragazzi saranno giovani, ma spero che qualcuno gliel'abbia insegnato o provveda nelle prossime ore. Gran gol del Crotone e pareggio a San Siro. Quindi pareggio del Crotone. Una cosa degna di nota anche questa. Bene, chiudiamo con queste parole di Walter, ringraziando i nostri ospiti per essere stati ancora una volta qui stasera. Voi che ci avete preferito da casa, l'appuntamento come sempre martedì prossimo alle ore 21. Buonanotte. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare, e c'è un po'...